Gianfranco Andriola, vi tengo compagnia per l'inizio di questo webinar e oggi parliamo di riuso, parliamo di dati aperti, come immagino qualcuno mi scrive già, Rocco, Ernesta mi scrive in chat, quindi suppongo che mi sentiate e mi vediate bene senza problemi. Dai nomi che sto dando un'occhiata alle persone che stanno entrando in chat, mi sembra che più o meno, insomma, non è la prima volta che ci vediamo, vedo nomi noti, come sapete. È una specie di tradizione quella di DatiGov di provare a raccontare quello che sta avvenendo in Italia, il tema dei dati aperti tra la pubblica amministrazione e tutto quello che c'è intorno. Ci piace raccontare, ma soprattutto ci piace far raccontare a chi sta facendo cose. Oggi parliamo di riuso ed è una cosa che ci interessa in maniera particolare, nel senso che è il tema principale probabilmente dei dati aperti, quantomeno. Prima che iniziasse questo webinar, con i relatori che avrete modo di ascoltare oggi, ragionavamo sul fatto che ormai è un po' di anni che più o meno tutti ci occupiamo di questa cosa. E in questi anni posso dirvi che, almeno dalla mia percezione personale, poi non so, magari fatemi sapere anche via chat, l'idea di dati aperti e trasparenza come qualcosa di connesso, di interrelato, ed è più o meno passata. Penso al decreto 33, penso ai bilanci degli enti pubblici. Insomma, finché si parla di trasparenza, l'open data ci sta, è una cosa più o meno chiara a tutti. Diventa un po' più interessante ed è proprio l'obiettivo di oggi, provare a parlare di riuso, cioè di dati pubblici aperti, dati governativi aperti, che grazie all'abilità, alla creatività, all'ingegno di sviluppatori esterni alla pubblica amministrazione vengono riusati appunto per offrire ulteriori servizi, servizi innovativi, servizi che prima non c'erano ai cittadini. È uno degli obiettivi principali di molte strategie nazionali e internazionali. Su questo mi piaceva prendere i 5-10 minuti scarsi con cui vi faccio compagnia all'inizio di questo webinar, è semplicemente un modo per dare tempo a tutti di raggiungerci in aula. E vi dicevo, mi piacerebbe provarvi a dare qualche riferimento rispetto a come soprattutto l'Unione Europea e l'Italia si stanno organizzando sul tema dei dati aperti al fine del riuso commerciale, al fine del. Ci piacerebbe, insomma, quantomeno a me da osservatore privilegiato, visto che mi occupo di DatiGov da un po' di anni, mi piacerebbe che qualcuno davvero ci facesse i soldi con l'open data. Sarebbe probabilmente il modo migliore per raccontare questa cosa, il modo migliore per dire che i dati aperti alla pubblica amministrazione creano valore, attivano un circolo virtuoso che, partendo dalle informazioni esposte in formato aperto dalla pubblica amministrazione, diventa qualcos'altro. E vi dicevo, l'interesse è molto alto rispetto a questo tipo di riuso dei dati aperti, che prescinde, quantomeno che rilancia sul tema della trasparenza. L'Unione Europea da un po' di tempo ha un'attenzione particolare sul tema del riuso commerciale. C'è questa analisi fatta molto bene, il Data Market Study, che è uscito qualche mese fa, sul link che dovrebbe essere attivo, credo sì. In basso a questa slide trovate tutti le informazioni ed è uno studio fatto particolarmente bene sull'economia dei dati in generale e sul contributo che l'open data può dare all'economia dei dati. Sulle diverse professionalità che in questo momento si stanno specializzando sull'analisi dei dati e su come i dati riescono davvero a creare valore. Altra cosa estremamente interessante, sempre su questo tema, che questa è la stessa cosa, ripresa in una notizia di DatiGov, è una pagina in italiano, ve la volevo segnalare semplicemente perché magari è un po' più facile, un po' più accessibile. Abbiamo una strategia dedicata da parte dell'Unione Europea, cioè creare un'economia europea dei dati, ed è un punto di riferimento estremamente utile per tutti i paesi europei, per quello che l'Europa chiama il data market share, cioè un mercato comune, un mercato dei dati. L'Unione Europea vista come un luogo in cui i dati aperti di tutti i governi che fanno parte dell'Unione Europea parlino la stessa lingua. In questo da un po' anche in Italia abbiamo uno schema per i metadati molto specifico che ci aiuta come dire, a dare una lingua comune, un linguaggio unico a tutta la metadatazione dei dati europei ed è una cosa su cui come portale nazionale, come Agenzia per l'Italia Digitale, poi magari su questo Gabriele Ciasullo ci racconta un po' meglio, è una cosa su cui stiamo investendo molto e molte pubbliche amministrazioni italiane stanno ragionando anche in questo senso e ancora una volta è utile non solo perché
ci aiuta ad allineare tutti i dati, ma può essere utile a tutti gli sviluppatori che in questo momento stanno mettendo mano ai dati di qualunque paese dell'Unione Europea e ritrovare le stesse informazioni in contesti diversi, metadatate allo stesso modo, è un vantaggio enorme per chi poi davvero voglia fare riuso. Il portale europeo dei dati è un ottimo punto di riferimento rispetto alle cose che stiamo dicendo adesso, non solo aggrega tutti i dati di tutti i portali nazionali europei, ma soprattutto da un po' di tempo a questa parte pubblica una serie di approfondimenti su temi vari, tra cui quello del riuso. Ci sono più di qualche studio, fra l'altro immagino possa interessare soprattutto chi di voi lavora nella pubblica amministrazione e si occupa di dati aperti e magari vuole rilanciare da un po' di tempo, credo la scorsa settimana, c'è un paper su Open Data e Turismo che in questo momento, come dire, per noi che siamo italiani e per noi che è un asset economico importante, probabilmente può essere un aiuto a inquadrare il tema, come l'Open Data possa favorire iniziative di questo tipo, in questo caso sul tema specifico del turismo. È veramente molto utile, molto interessante il lavoro che stanno facendo nell'Unione Europea. Peraltro, tra i vari studi, tra le analisi che sono state fatte, ce n'è una specifica sull'open data nelle città di medie dimensioni, tra cui Firenze, e Gianluca Vannuccini, non a caso, è uno dei relatori di oggi, ci racconta un po' meglio questa esperienza. Cosa avviene in Italia? Immagino lo sappiate se vi occupate di pubblica amministrazione. E più in generale di ICT, di innovazione tecnologica all'interno delle pubbliche amministrazioni, da poche settimane, credo 2 o 3, abbiamo un piano triennale dell'ICT nella pubblica amministrazione, è scritto dall'Agenzia di Digitale, dal Team Digitale presieduto da Diego Piacentini. Questa è l'home page del sito, ci trovate tutto quello che può interessare un dipendente pubblico che, ripeto, si occupa di ICT all'interno della pubblica amministrazione. È un riferimento certo che verrà aggiornato ogni anno, copre un periodo lungo che è quello appunto di un triennio, e ha una parte che è la quarta parte dedicata ai dati. Trovate il link puntuale in basso a questa slide. È uno degli obiettivi che il piano triennale dell'ICT nella pubblica amministrazione si pone, è appunto quello di dare un forte impatto sulla società civile e sulle imprese. È più o meno quello che vogliamo raccontarvi oggi. E l'obiettivo, il modo che probabilmente ci aiuta a inquadrare questa cosa, è pensare alla pubblica amministrazione, ai dati della pubblica amministrazione come un'infrastruttura informativa, come un luogo fisico a cui sviluppatori esterni, soggetti esterni alla pubblica amministrazione possono far base per sviluppare le proprie applicazioni. Esattamente come funziona un'infrastruttura fisica, come funziona un aeroporto, una stazione, un autobus, l'open data potrebbe diventare, sarebbe strategico se assumesse questa funzione e se attraverso il realizzarsi di questa prospettiva fosse davvero un contributo reale all'economia nazionale. Per raccontarvi queste cose abbiamo deciso di farlo partendo da esperienze concrete, esperienze assolutamente innovative, esperienze che ci piace ancora una volta raccontare. Prima di tutto c'è Francesca De Chiara, che ringrazio in maniera particolare per averci raggiunto un'altra volta. Immagino se avete avuto modo di seguire i passati webinar di AtiGov, l'avete incrociata nel webinar dell'8 marzo in cui si presentava la nuova piattaforma del sito. Oggi ci parla di Open Data 200, che è uno studio su come le imprese italiane stanno riutilizzando i dati pubblici aperti esposti alle pubbliche amministrazioni. Poi, proprio per dare un punto di vista contrapposto, quantomeno un punto di vista che completi l'immagine del riuso dell'open data, abbiamo chiesto alla Regione Lombardia, al Comune di Firenze, in particolare a Ferdinando Ferrari, grande amico dei webinar di AtiGov, e a Gianluca Vannuccini, di raccontarci il loro punto di vista, il punto di vista di una pubblica amministrazione che fa questa cosa, che si prende cura dei casi di riuso, che ne dà visibilità e che quantomeno traccia un percorso rispetto a come quei dati vengono riutilizzati, quindi come l'open data raggiunge l'obiettivo del riuso, l'obiettivo di cui abbiamo deciso di parlarvi oggi attraverso questo webinar. Chiude il webinar di oggi Gabriele Ciasullo, Agenzia per l'Italia Digitale, si occupa di DatiGov da un po' e potrà, attraverso le sue conclusioni, darvi un quadro rispetto a quello che è il punto di vista dell'Agenzia per l'Italia Digitale e del Portale Nazionale dei Dati Aperti. Io ne approfitto, mi prendo solo un altro minuto, chiedo nel frattempo a Francesca di attivare la sua webcam e il suo microfono per dirvi che, come avete già visto, la chat che è questa,
è assolutamente libera, aperta, qualunque cosa vi dovesse venire in mente, qualunque domanda da fare ai nostri relatori, utilizzate pure la chat, ci preoccupiamo noi di riproporre ai relatori le conclusioni dei loro interventi. Come da tradizione, i nostri webinar sono registrati, quindi troverete la registrazione integrale e le slide utilizzate dai relatori di oggi sulla piattaforma 20PA. Lo trovate tutto, ci sembra come al solito la cosa più comoda da fare, sulla pagina attraverso cui vi siete iscritti a questo webinar, il link che trovate in basso, è sulla piattaforma 20PA e quindi tutto quello che diciamo che raccontiamo oggi, grazie al contributo dei relatori che hanno avuto la pazienza e la volontà di farci compagnia oggi, trovate tutto su questa pagina. Francesca, se per te è ok, io inizierei ad avviare la tua presentazione, lo faccio subito. Il tuo microfono mi sembra aperto, quindi chiudo il mio. Francesca De Chiara. Grazie, Francesca. Buongiorno a tutti, sono molto felice di ritornare qui su questi schermi, come dire. Oggi vi parlerò praticamente del nostro progetto di ricerca avviato, diciamo, da qualche anno, Open Data 200 Italia. Io sono ricercatrice alla Fondazione Bruno Kessler, Trento, e ho iniziato, come dire, questo progetto in collaborazione con il Governance Lab presso la New York University. Come vedete, vado avanti qui, Franco. Allora, cos'è Open Data 200 Italia? Open Data 200 Italia è il primo studio sistematico che vuole monitorare il riuso a fini commerciali degli Open Government Data in Italia. E nel 2013, ricordate, la McKinsey aveva pubblicato un report molto famoso che si chiamava Unlocking Innovation, e dove praticamente si parlava del potenziale economico degli Open Data. E diciamo, la cifra che veniva fuori diciamo, dalle loro stime, perché si tratta di stime, era piuttosto esorbitante, insomma, era una cifra che ci ha, come dire, colpito. E si parlava di 3 miliardi di dollari. E diciamo che era 4 anni fa. 4 anni fa, sulla scorta, diciamo, di questo report, negli Stati Uniti, appunto, al GovLab, il direttore, uno dei membri, diciamo, della ricerca del GovLab della New York University, ha pensato bene, come dire, di iniziare una ricerca che prendesse appunto spunto da questa ricerca macroeconomica della McKinsey. E come dire, per cercare di capire, qui vedete una frase di Gurin del 2013, dove appunto lui dice: i governi nazionali non hanno grande incentivo a rilasciare dati fin quando non ne vedono i benefici economici. Ma allo stesso tempo le aziende non possono dimostrare questi benefici finché non hanno accesso ai dati. Quindi diciamo una sorta di cane che si morde la coda, come dire. Gurin, dopo praticamente in questo periodo, decide quindi di lanciare questo studio che si chiama Open Data 500. Perché Open Data 500? Open Data 500 perché prende spunto dalla lista di Fortune delle 500 aziende che vengono pubblicate ogni anno. E appunto quindi fa una sorta di gioco di parole e questo progetto appunto mappa, censisce 500 aziende che riutilizzano open data, open government data, quindi open data rilasciati dalle agenzie governative negli Stati Uniti. Ora, loro ne hanno monitorate molte più di 500, lo studio è andato avanti e quindi praticamente adesso siamo a oltre 700. All'epoca ne avevano quasi circa 500 e come avevano identificato le aziende? La prima Open Data User Base che avevano usato era stata sviluppata dalla Deloitte, Darby Lewis per la Deloitte Insights Team, se volete poi vi do anche questi riferimenti.
Una prima visualizzazione che diciamo, all'epoca mi ha colpito, la prima volta che ho sentito dal vivo la presentazione di questo studio a Londra, all'ODI Summit, è stata appunto questo Open Data Compass che voi vedete in questa slide, dove in sostanza è un grafico, un grafico insomma, relazionale che mette appunto in relazione i settori commerciali ai quali le aziende censite appartengono con i data provider. Se vedete praticamente purtroppo non è dinamico, però guardate, vedete bene che ci sono delle relazioni tra le agenzie indicate e i settori commerciali. I settori commerciali sono le aziende che praticamente riutilizzano dati da questi, rilasciati da questi enti. Noi abbiamo fatto lo stesso qui in Italia. Ora, questa è una slide che invece riguarda appunto poi dopo Open Data 500, siccome Open Data 500 è stato rilasciato la prima versione nel 2014, diciamo, ha generato un'altra serie di ricerche, quindi un'altra serie di progetti a cura del GovLab, a cui poi anch'io ho avuto diciamo, la possibilità di collaborare. Ma in sostanza noi abbiamo deciso di replicare questo studio in Italia. E abbiamo come gli stessi obiettivi. Abbiamo gli stessi obiettivi, vogliamo offrire una base per valutare l'impatto degli open data in Italia, quindi cercando, come dire, con questo studio, prima di tutto, di fornire una mappa, quindi un database di aziende, di riutilizzatori, reusers. Poi per quanto riguarda la stima del potenziale economico, diciamo, penso che questo potremmo, come dire, farlo in una seconda fase, parlare di mercato vero e proprio, stimolare il dialogo tra istituzioni e mondo imprenditoriale, e qui che era appunto la cosiddetta importanza dell'intercettare la domanda di dati da parte delle aziende, e appunto continuare a identificare imprese e organizzazioni che utilizzano Open Data per generare e sviluppare prodotti e servizi. Sotto qui vedete un po' le fasi del progetto e abbiamo qui nelle fasi del progetto vedete che più o meno abbiamo iniziato con una prima fase di pianificazione e strategia di identificazione delle aziende, di cui poi vi racconterò dopo, la fase di raccolta dati. Adesso stiamo, come dire, espandendo lo studio, verificando i dati che abbiamo raccolto e appunto questo è uno dei primi, diciamo, webinar, delle prime occasioni nei quali andiamo un po' più a fondo nei risultati che abbiamo ottenuto. E non solo, lanceremo il sito nuovo di Open Data 200 Italia, un sito che prodotto in collaborazione con il GovLab, che avrà come indirizzo italy.opendata500.com, perché Open Data 200 Italia è sostanzialmente lo studio italiano, la versione italiana di Open Data 500. Open Data 500 è un global network, quindi vi sono altri studi con cui noi vorremmo appunto fare delle comparazioni in altre nazioni. Questa era, diciamo, l'home page, il nuovo logo, che l'altra volta non era disponibile. E vedete come praticamente. Allora, questa è un'immagine, purtroppo non ho la possibilità di condividere lo schermo, per cui tutte le immagini che vedete sono statiche, ma in realtà tutte le visualizzazioni sono dinamiche e di tipo gerarchico. In sostanza, qui abbiamo la home page che avrà questa visualizzazione dove avrete la possibilità di vedere, di navigare, vedere quante amministrazioni in Italia pubblicano dati. Qui abbiamo amministrazioni a livello nazionale, perché noi nel nostro studio abbiamo praticamente indicato come fonti dati non soltanto fonti nazionali, ma anche regionali e comunali, oltre ad altre fonti dati come i dati di comunità. In questo screenshot vedete praticamente le amministrazioni nazionali. Qui abbiamo le 55 aziende in questa prima visualizzazione, che è di tipo gerarchico, come vi dicevo prima, e
E voi, se diciamo, navigate, avete la possibilità di praticamente individuare il data provider. In questo caso ho messo proprio la regione Lombardia. Abbiamo 14, come vedete, 14 aziende che usano i dati di regione Lombardia. E se andate ancora più a fondo, potete anche vedere il nome dell'azienda. In sostanza, in questo caso un'azienda di Roma, Eustema, e cliccando poi ancora sul nome dell'azienda, vedete la scheda dove voi vedete la missione aziendale, il sito web, quando è stata fondata, dove è basata, quali sono i settori commerciali, quali sono i dati che riutilizzano, le fonti dati regionali e nazionali per il momento. Insomma, questa è la demo, come dire, ancora non definitiva perché stiamo validando i dati finali. Andando avanti potete anche guardare, diciamo, avere, esplorare, diciamo, tutte le aziende, quindi avrete questo elenco, questa lista di aziende e la mappa. Quindi praticamente dove sono queste aziende e potrete filtrare, quindi per fonti dati, per tipologia di dati utilizzati e chiaramente georeferenziarle. E cliccando sul nome di ogni azienda potete comunque accedere di nuovo alla scheda. Quindi in questo caso un'altra azienda, Nordai, un'azienda sarda, perché Cagliari. Ora, noi in questo primo batch di aziende, praticamente primo gruppo di aziende, abbiamo validato 55 aziende, ne abbiamo molte di più, ne abbiamo più di 300 e ne abbiamo identificate più di 300, sta a noi verificare praticamente tramite il nostro questionario online e andare più a fondo rispetto a come in realtà le aziende generano prodotti utilizzando quali dati e da quali fonti. Quindi, il database è in costante aggiornamento perché questo è un living study, comunque continua anche in questo momento. Abbiamo aziende di tutte le dimensioni, quindi grandi aziende, PMI, startup. Abbiamo utilizzato praticamente questionario online, di cui poi vi darò il link. Abbiamo fatto ricerca, diciamo, sia letteratura, sia interviste ad esperti, interviste a membri della comunità, insomma, abbiamo utilizzato qualsiasi mezzo possibile per poter identificare questo campione, questo piccolo campione di aziende. In più ci siamo serviti di Atoka, che è un servizio che fornitoci da Spazio Dati, dove appunto un motore di ricerca che ci permette appunto di raccogliere dati, di vedere dati sulle aziende. Quindi, però questa è una collaborazione, Atoka è un nostro partner. Che dura diciamo dall'inizio e che ci serve anche per la validazione dei dati raccolti. Quindi, nel nostro survey che chiedevamo prima di tutto dettagli sull'azienda, informazioni, dettagli sull'uso di Open Data, come vi dicevo, che poi potete verificare nel sito che uscirà breve. E non solo, avevamo anche domande sui dati che le aziende vorrebbero vedere aperti. E anche praticamente commenti sempre riguardanti alcuni punti critici, alcune criticità, tipo ad esempio quali sono i fattori che ti hanno permesso, insomma, cioè, ti fanno riutilizzare i dati, come dire, gli open data. Molti commenti ad esempio sulla qualità dei dati sono venuti fuori, come potete immaginare. Ma in realtà cosa dicono i dati che abbiamo raccolto finora? Quindi faccio un po' di analisi sui risultati preliminari. Abbiamo la maggioranza delle aziende intervistate che ritengono il ruolo degli open data importante ma non essenziale e quindi alcune appunto lo ritengono fondamentale ma sono pochissime. E sostanzialmente sto guardando anche delle domande che poi magari a cui rispondo dopo. E alcune che non lo ritengono importante, ma stanno esplorando la possibilità. Abbiamo dati sui segmenti di mercato in cui queste aziende operano, quindi abbiamo il 47% delle aziende intervistate che praticamente dichiara di operare nel settore B2B,
Business Business. E praticamente una considerazione che si può fare è che queste aziende sono sostanzialmente già operanti nel settore dei dati, ma che utilizzando Open Data praticamente rafforzano la propria attività. C'è un secondo segmento di mercato, al secondo posto, che è appunto Business to Government, che identifica un gruppo di aziende che appunto fornisce servizi alla pubblica amministrazione, e l'ultimo posto, Business to Consumer, diciamo una piccola percentuale, insomma, di aziende intervistate dichiara di fare anche B2C, a differenza di altri paesi come gli Stati Uniti, dove B2C invece è al secondo posto. Per quanto riguarda i settori, abbiamo la maggioranza, i settori in cui operano le aziende che riutilizzano Open Data, abbiamo praticamente al primo posto aziende operanti nel settore dati e tecnologia e software. E poi praticamente anche nel settore geospaziale. L'ultimo settore abbiamo visto che è sanità, salute. Però questi dati sostanzialmente sono più interessanti se noi li mettiamo in relazione con praticamente le fonti dati, di cui poi appunto vi darò conto in una prossima slide. I tipi di dati utilizzati: al primo posto abbiamo i dati geospaziali, perché hanno una tradizione, diciamo, più lunga anche rispetto praticamente ad altre tipologie di dati. Secondo posto turismo e cultura, ambientali, poi abbiamo i dati censuali chiaramente. E l'ultimo posto i dati elettorali, che pur essendo praticamente ben strutturati, praticamente non hanno un grosso riutilizzo, forse perché il mercato non è molto, come dire, questi sono commenti che faccio io a margine. Abbiamo realizzato anche noi questi grafici relazionali che aveva utilizzato il GovLab nella prima versione dello studio. Quindi abbiamo messo in relazione le tipologie di dati e i settori aziendali. Questi grafici saranno online molto presto. Abbiamo un sito italiano che sarà opendata200.it e un sito che vi ho detto prima, italy.opendata500.com. Allora, in questo grafico praticamente vedete, è lo stesso grafico di prima, è il compasso Open Data. Praticamente abbiamo la tipologia di dati e i settori commerciali. Qui potete vedere, ad esempio, qui purtroppo non è dinamico, se vado sulle varie tipologie di dati, compaiono, visualizzo le relazioni praticamente con i settori commerciali. Ora, tanto più è spesso, come dire, come dire, la relazione, tanto più ci sono più aziende praticamente che utilizzano quei tipi di dati. Quindi qui abbiamo dati ambientali, come vedete, purtroppo non è molto chiaro, però comunque questo è un modo abbastanza semplice per farvi capire di cosa stiamo parlando. Poi abbiamo realizzato un altro grafico relazionale sulle fonti dati e i settori commerciali. E su questo volevo far intervenire un attimo il mio collega Maurizio Napolitano, che fa parte del team di ricerca di Open Data 200, che ha realizzato questo grafico, in cui vedete praticamente che ho messo, diciamo, come screenshot OpenStreetMap come fonte dati, che è un dato abbastanza interessante, perché praticamente, ce lo dice Maurizio, Come vedete, appunto, c'è l'insieme delle fonti dati che trovate sulla sinistra. Sono state aggiunte due fonti dati di comunità, che sono OpenStreetMap e sono Wikipedia. Ci ha sorpreso che è la quantità di utenti di aziende che fanno uso di OpenStreetMap e Wikipedia è alta. Da un'altra esperienza fatta su un progetto europeo che si chiama Finodex, in cui abbiamo distribuito fondi per far nascere delle aziende open data, delle aziende che usano open data, abbiamo visto un larghissimo uso di OpenStreetMap. Questo perché ha una copertura globale. Avendo una copertura globale e avendo anche il suo standard, che bene o male funziona o non funziona, ha qualche limite, comunque permette all'azienda di poter costruire un'applicazione con una copertura mondiale. E questo è uno degli aspetti cruciali che abbiamo tirato fuori da questa analisi, perché è importante il ruolo degli enti centrali per riuscire ad avere dei dati che danno una copertura nazionale, quantomeno per poi per permettere di aumentare lo sviluppo di applicazioni. Passo subito la parola a Francesca. Beh, io ho fatto intervenire Napo perché, come sapete, è un diciamo, esperto di OpenStreetMap, e questi risultati sono piuttosto ghiotti, come dire, per il mondo OSN. Comunque,
Allora, sì, e poi abbiamo praticamente, io sto continuando a scorrere i risultati della survey, quindi in che modo le aziende usano Pendeta, abbiamo al primo posto aziende che elaborano dati, che producono API e applicazioni, al terzo posto analitiche e visualizzazioni, al quarto piattaforme, portali e data store e all'ultimo posto aziende che pubblicano Open Data. Ora, i prodotti praticamente creati usando Open Data, quindi sviluppo web e mobile, essendo diciamo nel campione la maggioranza delle aziende che appartengono al settore dati, tecnologie e software, abbiamo sviluppo web e mobile al primo posto, strumenti di visualizzazione dati al secondo posto, poi analisi e supporto e decisioni strategiche, poi ci sono servizi di consulenza, servizi di rating, predictive analytics. E poi anche servizi di formazione, che è una fetta di mercato abbastanza interessante, a dire la verità, anche se diciamo, nel campione ci sono poche aziende che abbiamo intervistato, ma vi assicuro che quello lì, diciamo, definitivo, ve ne saranno molte di più. Abbiamo qualche caso, di cui vogliamo praticamente dare conto. Nell'altro webinar avevo parlato di alcuni casi che oggi arricchisco con qualche altro caso. Abbiamo questa startup di Salerno che si chiama Retink. Tra l'altro vincitrice del primo round del Open Data Accelerator, ODIN, che si è concluso nel 2016, operante nel settore energia e agricoltura, agri-food più o meno, e diciamo, loro hanno rilanciato questo prodotto che si chiama Insimbio, che è un marketplace digitale per biomasse e residui agricoli, veramente diciamo, un classico caso di circular economy. Questo progetto è stato praticamente premiato dall'acceleratore europeo e sostanzialmente è una startup, questa è una startup, quindi la maggioranza diciamo, delle aziende che abbiamo validato in questo momento sono delle piccole aziende o startup. Poi abbiamo. Vi ricordo che ad esempio Insimbio è un prodotto che Retink ha presentato secondo poi i requisiti di ODIN, che erano abbastanza chiari in merito, cioè bisognava usare un dataset aperto per poter partecipare alla call. Ora, un'altra startup di Ravenna, Studio Map. E praticamente che abbiamo diciamo nella nostra lista utilizzano dati geospaziali, dati ambientali, dati sul turismo, la cultura e uno degli ultimi prodotti che hanno lanciato è Qrate, che è un servizio di location intelligence che serve appunto per misurare la qualità a livello della vita a livello urbano. E tra l'altro poi vedo che tra gli ascoltatori c'è anche il CEO della nostra startup, ve lo saluto. E, chiaramente tutte le persone che hanno praticamente compilato il questionario, alcune sono state intervistate in profondità. Planetech, che avevo presentato anche precedentemente, che è l'azienda di Bari operante nel settore geospaziale e dati, riutilizza dati appunto geospaziali, di trasporto, dati del clima e vedete come fonti di dati nazionali abbiamo Istat, il portale cartografico nazionale. E ancora Cerved Group, diciamo che è un gruppo, cioè l'azienda forse più grande adesso della nostra lista, che fa diciamo, fa diverse cose, insomma, comunque abbiamo visto come soprattutto abbiamo analizzato quali erano le fonti dati che utilizzano. Qui abbiamo dati sulla spesa, dati sul budget e prodotti, quindi servizi di rating, supporto alle analisi decisionali. Sinatta, altra startup di Torino, praticamente operante sempre nel settore tecnologie e dati,
e che utilizza, diciamo, molte tipologie di dati. E ci piace ricordare i loro contratti pubblici.org, che è online da un po' e che, diciamo, in app è attiva da un anno, se non sbaglio. E altro esempio di Open Data Company, loro così si sono definiti, diciamo, nella nostra praticamente indagine, survey. Qui abbiamo un'altra startup che praticamente è una startup che fa analytics per lo sport, si chiama Motoria Lab, azienda trentina, quindi che usa dati geospaziali e OpenStreetMap praticamente. Altra startup da tenere d'occhio, e VEP, che è, diciamo, startup di azienda ormai, diciamo, operante da diversi anni, ricordate la società Open Police, VEP è invece la SRL, che è uno dei casi, diciamo, più interessanti, unici e rari in Italia, ma forse anche in Europa, che nasce praticamente proprio diciamo, penso che nella loro attività di business la questione dati pubblici sia fondamentale, sia core. Quindi un commento che mi sento di fare è che praticamente la cosa interessante è che si parlava in questi anni, si è parlato di open data companies, ma in realtà non esistono open data companies, se non pochissime, come dire, aziende che nascono e sopravvivono grazie agli open data. Diciamo che open data serve come complemento praticamente nel modello di business, quindi può rafforzare un'attività di business sicuramente, o appunto, diciamo, contribuire a migliorare i prodotti e i servizi erogati dalle aziende. Queste sono le nostre collaborazioni. Abbiamo chiaramente il nostro partner Atoka. In una prima fase, appunto, collaboravamo con Finodex e Udine. Union Camere, quindi attraverso la Camera di Commercio di Padova e Lecce, ha contribuito in una fase di divulgazione della nostra indagine, ci ha sostenuto e hanno espresso molto interesse anche all'espansione dello studio, anche l'Agenzia per l'Italia Digitale, quindi Gabriele Ciasullo poi vi dirà. Questi sono i link. Allora, abbiamo il link al questionario che è sempre aperto. Noi continuiamo a raccogliere dati, quindi le aziende possono sia candidarsi liberamente a questo link, opendata200.it/survey, oppure diciamo, possono scrivermi e io li invito a praticamente compilare il questionario. Quindi è un questionario sia su invito che free, libero. Il nuovo sito in preparazione, questi sono i link dove praticamente ci saranno i dati aperti sui nostri risultati, quindi noi pubblichiamo la lista e i risultati, e opendata200.it, dove questo è il sito italiano, perché siccome abbiamo questa collaborazione con il GovLab negli Stati Uniti, abbiamo praticamente una versione in inglese e una in italiano, in sostanza. Questa è un commento di un imprenditore, un CTO di una piccola e media impresa attiva in Veneto nel settore GIS, che ci dice che ha riscontrato una mancanza di fiducia non sulla disponibilità del dato, ma sulla qualità. Inoltre anche una sfiducia sulla capacità di dialogo nei dati, poiché nelle amministrazioni non sempre viene utilizzato un protocollo standard di archiviazione e raccolta. Questa, come dire, è una classica risposta alla nostra domanda: che cosa vorresti vedere, insomma, migliorato per quanto riguarda il rilascio dei dati aperti? In questo caso lui parla di qualità, ma anche poi di dialogo con le amministrazioni. Conclusioni: nelle conclusioni quali sono? Praticamente, che, come dicevo un po' di mesi fa, le conclusioni sono comunque sono sempre le stesse, ovvero che l'ecosistema italiano è comunque in via di sviluppo. I dati ad alto valore commerciale, quindi i dati catastali e i dati del registro imprese, restano chiusi. È necessario garantire maggiore qualità e quindi attivare dei meccanismi di feedback più interessanti e più efficaci. In questo caso, anche fare monitoraggio e studi come Open Data 200 Italia sicuramente sono un contributo notevole al miglioramento. Per un miglioramento. Diciamo che l'impatto è difficile da misurare, ma comunque questa costruzione dell'open data user base continua assolutamente ad essere importantissima. Quindi
Quindi chiediamo anche a chi lavora sui cataloghi nazionali, regionali, insomma, comunque di aiutarci e magari di usare anche il nostro questionario, anche perché noi i dati li restituiamo a voi in sostanza. E questo poi è un aspetto interessante che comunque potrebbe determinare l'espansione della ricerca. E spero che anche la collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale possa comunque contribuire ad aumentare la base praticamente di aziende e magari in futuro anche di organizzazioni e professionisti per capire realmente, fare un'analisi sul riuso offrendo casi, offrendo molti più casi rispetto ad ora. Questi sono i miei contatti. E questo chiaramente è ancora il link al questionario che divulgate. Francesca, grazie mille. Volevo riproporti, ne approfitto, sei stata precisissima all'istante, volevo ne approfitto per riproporti un paio di domande che sono arrivate in chat prima di passare la palla a Ferdinando Ferrari della Regione Lombardia. C'era Davide che ci chiedeva se la tua esperienza, ma da quello che ho avuto modo di osservare, ci sono, le Sì, rileggo leggo, per tutti leggo. gli altri, ci sono aziende che si basano interamente su Open Data e poi la domanda classica in questa situazione è se i dati della tua ricerca vengono a loro volta esposti in Sì. formato aperto. Allora, sì, ci sono aziende che si basano su Open Data. Adesso ne avevo individuate tre che potevo definire Open Data Companies, e una di queste era appunto, l'ho anche citata tra i casi studio, ed era Synapta, che in sostanza si può definire un'open data company. Si sono loro autodefiniti open data company. Comunque per questo tipo di risposta comunque rimando poi al lancio della piattaforma e quindi anche dove trovate chiaramente anche commenti, non solo i dati in formato tabellare, cosa che chiede Fabrizio Chiolle. Sì, ci sarà il database, sì. Ci sarà il file sostanzialmente. Sul nuovo sito. Allora, riferiti a comuni e regioni, per il momento abbiamo nazionali e regionali. Per quanto riguarda i comunali non li rilasciamo subito, anche se diciamo c'è quel livello di granularità praticamente nel questionario. Quindi sì, insomma, però sono pochi chiaramente. Vediamo cosa diceva Nuccini sul comune di Firenze. Comunque sì, insomma, su italy.opendata500.com avrete la possibilità comunque di avere la lista. Grazie mille, Francesca. E anche degli articoli che stiamo pubblicando, i report saranno disponibili, per cui diciamo questa ricerca comunque sarà disponibile e fruibile a ricercatori e anche altri, come dire, dei users, open data su open data, come dire, va Per bene. seguire le cose che fa Francesca, vi consiglio soprattutto di seguirla su Twitter. Francesca su Twitter ha un nome utente fantastico che si chiama Leboschiana. E potete. Quello è un buon modo per stare aggiornati sulle cose che stiamo raccontando oggi. E io credo che Gianluca abbia fatto partire la presentazione di Ferdinando Ferrari, Regione Lombardia. Ferdinando che è super esperto di Connect, molto più di tutti noi. Ok. Ha aperto la sua webcam e il suo microfono lo sento in sottofondo, quindi a questo punto lascerei la parola a te. Grazie ancora Francesca, a te Ferdinando. Ciao, grazie Francesca. Ho preso un sacco di appunti mentre parlavi tu. Non è così vero che sono esperto, per cui poi dovrò andare a rivedermi alcune cose. Oggi mi è stato chiesto di raccontare quali sono le esperienze di riuso che noi abbiamo come Regione Lombardia. Intanto chiedo anche un feedback per sapere se mi sentite bene oppure no, così ma eventualmente regolo un attimino anche i miei volumi. Vediamo un pochino di partire da quelle che sono le nostre statistiche d'uso, perché vi faccio vedere questa slide che riprende un pochino una slide che ho fatto vedere qualche tempo fa, proprio il 24 maggio, durante un altro webinar con i colleghi della Sardegna. Eravamo a 1341 dataset tabellari, sono diventati 1425 qualche giorno fa.
Questo per farvi vedere che comunque stiamo continuando a lavorare nel miglioramento, nella pubblicazione e aggiornamento di dati. Noi pubblichiamo dati tabellari, dati esterni, anche quindi link a dataset che sono magari ospitati su altre nostre piattaforme e poi anche dei documenti che non sono il semplice dato tabellare, per cui per esempio shapefile o cose di questo genere. Ma la cosa interessante è quel riquadro in giallo perché quello fa vedere che c'è un lavoro dietro da parte di una community di persone che già utilizzano questi dati utilizzando gli strumenti che sono a disposizione delle piattaforme per farne delle mappe, per farne dei filtri, per farne dei grafici. E stiamo anche cominciando a realizzare delle narrazioni, delle infografiche, quindi prendere i dati e raccontarli, non lasciarli semplicemente in tabelle isolate tra di loro. Quindi quello che noi rileviamo, e siamo partiti nel 2012, è un crescente interesse verso quella che è la nostra piattaforma. Si vede anche dalle statistiche nell'anno, la colonna in blu sono gli accessi e quindi le visualizzazioni online, mentre quelle in rosso sono i download. È chiaro che interpretiamo i download come scaricare i file per poi farne un riuso. Quindi abbiamo cominciato a chiederci anche quali tipi di riusi vengono fatti. Ci sono anche dei dati che ci dimostrano una certa costanza, al di là dei picchi che hanno significato poi un'indagine per capire che erano venuti a consultarci delle aziende per vedere che cosa avevamo dentro, quindi con dei motori. Quindi per cominciare a capire quali informazioni potevano riutilizzare come aziende per le loro attività. Però vedete, c'è una certa costanza per quanto riguarda i download, quindi chi comincia a scaricare il dato poi e lo utilizza per delle applicazioni, poi lo scarica con una certa periodicità, in maniera sistematica. Questo per noi è sicuramente sintomo di un interesse che sta crescendo su questo tema e sul fatto che ci si comincia a fare dei riusi. Secondo noi il riuso e la consultazione sono favoriti anche dagli strumenti che sono a disposizione su un portale, per cui non un mero catalogo, ma aiutano la categorizzazione. Dimenticavo prima quei 1400 dataset che sono pubblicati, non sono solo di Regione Lombardia, ma sono anche di alcuni comuni che sfruttano la stessa nostra piattaforma e li mettiamo a disposizione, quindi anche possibilità facilmente di andare a pubblicare dei dati, ma poi strumenti per chi vuol fare ricerca, per chi vuol farne dei filtri con pochi click, con un po' di esperienza su quelli che sono gli strumenti base per un foglio di calcolo, si fanno dei filtri, si fanno delle mappe. Tutte queste informazioni restano poi a disposizione anche della community, per cui le viste che io ho creato come privato cittadino le salvo e so che saranno disponibili a me in futuro, ma anche per chi frequenta il sito. Quindi continuo a parlare di community, cresce una comunità di interesse intorno a questi oggetti che sono i dati aperti delle pubbliche amministrazioni. Altri strumenti a disposizione che facilitano il riutilizzo per gli sviluppatori, quindi la possibilità di esportare chiaramente in formati standard, ma anche la possibilità di fare dell'embedding, di utilizzare API in maniera molto semplice e guidata sempre. Questo è un altro aspetto che secondo noi è importante. Chi vuole sviluppare utilizzando i nostri dati non ha soltanto a disposizione le API, ha anche a disposizione degli strumenti che gli spiegano come utilizzarli. C'è una comunità internazionale intorno alla piattaforma, per cui si può trovare anche aiuto nello sviluppo. E poi avevo detto appunto la possibilità di raccontare i dati e di farne delle infografiche che sono anche dinamiche. Con questi strumenti a disposizione riusciamo davvero a rendere immediatamente utilizzabili i dati.
Noi stiamo anche facendo un lavoro un pochino, è un po' nascosto, in basso a destra della nostra home page, però c'è un bottone con scritto Usi i nostri dataset, che rimanda a un form molto semplice che chiede a chiunque utilizzi i nostri dati di segnalarci che uso ne fa, in maniera tale che andiamo a popolare un dataset dei riutilizzi. Quindi questo è a disposizione, spero anche sia uno strumento utile sia per Francesca che ha parlato prima, ma anche per dati.gov.it. Per raccogliere informazioni su possibili riusi. È chiaro che non abbiamo la scientificità su queste informazioni che è quella che ha esposto prima Francesca. Lei lo fa in maniera davvero egregia, raccoglie informazioni che sono più certificate. Per noi sono semplici segnalazioni di possibili riutilizzi, però sono già importanti per cominciare a capire che c'è qualcosa che si sta muovendo intorno al tema del riutilizzo, del riuso degli open data. Quali riusi abbiamo censito? Siamo un po', in linea con quello che diceva anche Francesca prima. Quindi, abbiamo visto e vedremo poi degli esempi anche velocemente. Abbiamo visto la realizzazione di servizi online o app per i cellulari, per dispositivi mobili. Abbiamo visto delle ricerche, delle analisi che sono fatte utilizzando i nostri dati, non da soli, anche in merge con altri dati che magari non sono dati aperti, per cui vengono mescolati insieme per creare nuova conoscenza o per creare nuovi servizi, come ha raccontato prima anche Francesca. Abbiamo visto degli esempi di data journalism molto interessanti, che hanno anche creato, poi magari entro un attimo nel dettaglio di questa cosa, anche un rapporto di fiducia tra giornalisti, pubbliche amministrazioni che hanno pubblicato i dati, società civile. È un'alchimia molto, molto strana, ma che sta prendendo davvero piede e ha delle ricadute molto interessanti. Poi c'è chi fa appunto con gli strumenti, fa già delle elaborazioni direttamente sul nostro portale e poi prende queste elaborazioni che ha fatto per arricchire il proprio sito, il proprio portale, semplicemente anche con un link o facendo il banding delle pagine. Quindi con strumenti molto semplici di riutilizzo si possono poi creare servizi che fanno tesoro di varie fonti anche di questi dati. Vediamo un pochino quindi qualche esempio di riuso. Li ho divisi un pochino in categorie, nel senso che la prima cosa che vi faccio vedere sono dei riusi che facciamo noi direttamente, ovvero Regione Lombardia pubblica dati in Open Data per poi arricchire i servizi che offre alla comunità. Quindi, per esempio, qui vi faccio vedere delle cose che riguardano l'ambito del commercio, per cui la nostra direzione generale che segue queste cose pubblica in open data informazioni su sagre e fiere, sui mercati che si svolgono in area pubblica, sulle aree di commercio al dettaglio, piccola, media, grande distribuzione. Tutte queste informazioni servono poi per creare anche delle presentazioni di queste informazioni in siti piuttosto che in servizi dedicati. Qui si vede anche che ci sono strumenti che sono a vario livello, a seconda anche della maturità del nostro sistema informativo, per cui ci sono dati che sono pubblicati manualmente in maniera periodica, e altri invece che vengono pescati in modo automatico dai nostri sistemi. Non nascondo che faccio questo esempio di utilizzo anche perché è un esempio virtuoso di colleghi che hanno capito l'importanza e la possibilità di riutilizzare le informazioni e non soltanto semplicemente di renderle pubbliche perché c'è un obbligo di legge da qualche parte. Quindi questo è sicuramente un aspetto molto, molto interessante.
Quindi vedete appunto un primo esempio di riutilizzo, i colleghi pubblicano una tabella, quindi con delle informazioni, quindi un dataset reso disponibile e poi utilizzato direttamente per crearne delle elaborazioni e dei grafici che possono poi utilizzati all'interno dei siti ufficiali. Idem per i mercati su area pubblica, le faccio scorrere velocemente. Altra cosa che abbiamo fatto in casa è una applicazione che abbiamo chiamato Bella Lombardia sui luoghi della cultura, quindi in Lombardia. Fatta anche questa mettendo insieme informazioni di varia origine, anche informazioni che usano gli open data. Questa app, dicevamo, è stata prodotta in casa, consente quindi di accedere a schede descrittive del singolo oggetto, magari presente all'interno di un museo, e quindi può essere utilizzato, davvero come anche un accompagnatore nelle nostre gite turistiche, se vogliamo dire così. La cosa interessante è appunto che queste informazioni sono pubblicate in automatico sul nostro portale Open Data, messe insieme con altre informazioni che non sono pubblicabili e quindi creano un servizio che è stato creato in casa nostra, quindi in Regione Lombardia, e che adesso è disponibile in ambiente Android, per cui scaricabile sullo store, e poi sarà sviluppato anche per iOS. C'è già chi fa utilizzo dei nostri dati anche per crearne delle app, quindi questa è un'app che non è creata da noi, è creata da aziende, da soggetti esterni, prendendo i nostri dati. Anche questa sviluppata dall'esterno, direttamente utilizzando i nostri dati. Qui in questo caso cambiamo completamente argomento, andiamo a parlare degli agriturismi. Vedete però che il tema, diciamo, del commercio e del turismo sono quelli che per il momento stanno prendendo maggior piede in casa Regione Lombardia. Passiamo completamente ad un altro tema. Questo è un esempio che io faccio spesso online, nelle nostre presentazioni, perché è quell'esempio di collaborazione di cui vi dicevo prima tra pubbliche amministrazioni, giornalisti e società civile. Succede che il Comune di Bergamo pubblica i dati degli incidenti stradali nella propria città, con delle informazioni che georeferenziano anche il singolo incidente stradale. Li pubblica come dati tabellari. Qui vedete una prima mappa che è stata fatta, che porta a dei dettagli, dicevo, partendo da una tabella, da dei dati tabellari. Un giornalista, Isaim Vernizzi, prende questi dati e comincia a farne una serie di servizi su un giornale, sull'Eco di Bergamo, facendo vedere quali sono le situazioni, a maggior rischio, nella città di Bergamo. Il Comune di Bergamo, vedendo queste informazioni rielaborate in questo modo e presentate dall'Eco di Bergamo, decide di fare degli interventi sulla viabilità per andare a migliorare la viabilità e quindi ridurre i rischi di incidenti in quelle zone. È chiaro che andare a modificare la viabilità significa anche andare incontro alle contestazioni di qualcuno, perché partono i cantieri, ci sono le code, viene inserito un semaforo in più e quindi magari aumentano i tempi di attesa o cose di questo genere. Però l'amministrazione comunale ha la forza di rispondere in 6 mesi, zero incidenti, il che fa vedere che il gioco vale la candela. Quindi. Questo mi sembra davvero anche un modo interessante di vedere come, spesso e volentieri, perché spesso e volentieri si sente dire: ah, chissà chi utilizza i nostri dati, poi quale misuso potrebbe farne, però non dobbiamo continuare a pensare semplicemente a cattivi utilizzatori. In questo caso invece c'è un utilizzo molto proficuo delle informazioni, molto efficiente.
Altro ambito di cui vi avevo raccontato è la possibilità di utilizzare i dati all'interno dell'università. Qui faccio un esempio, una tesi di laurea che abbiamo visto che è molto, che ci è stata presentata ed è molto interessante da questo ragazzo cinese, nel Politecnico di Milano. Ha preso i dati li ha presi in realtà da varie fonti, tra cui anche i dati sulla certificazione energetica che ci sono in Regione Lombardia, e ha fatto una serie di elaborazioni, una serie di elaborazioni che hanno portato a vedere nella città di Milano soprattutto quali sono i vari livelli di performance e di inquinamento all'interno delle città, arrivando fino al singolo stabile. Altro possibile riutilizzo, spesso e volentieri sappiamo di aziende che utilizzano i dati al proprio interno, nei loro sistemi, semplicemente, quindi non sono poi riusi che hanno una resa all'esterno, però comunque sono interessanti perché nei loro sistemi loro, riutilizzano i propri dati per fare il loro business normalmente. Quindi anche questo è un tipo di utilizzo che riteniamo molto, molto interessante. Ho già parlato della possibilità di fare embedding dei dati, quindi del fatto di poter utilizzare semplicemente con poche righe di codice i dati che sono disponibili, richiamandoli direttamente sulla piattaforma del portale di Regione Lombardia. La cosa più semplice che fanno anche associazioni culturali, dove quindi non c'è la possibilità di avere expertise di sviluppo, ma già mettere i dati a disposizione significa poterli semplicemente utilizzare linkandoli all'interno dei propri siti. Chiudo con una cosa che mi sembra molto interessante. Allora, intanto partiamo da questa collaborazione che è nata tra scuole, una scuola superiore, delle aziende e delle start-up che sono nate. Proprio di recente all'Istituto Greppi, qui a Monticello Brianza, in Lombardia, un'azienda che si occupa di dati e che usa i dati aperti, che ci ha detto che li utilizza, ha collaborato con i ragazzi di questo istituto per andare a sviluppare dei prototipi che sono poi stati presentati. La cosa interessante è che, oltre a mostrare quali sono i possibili riutilizzi all'interno di un percorso per fare del business su questi dati, hanno utilizzato anche dati geografici. La cosa interessante è che questo progetto si è concluso con tre soggetti che sono diventati tre start-up finanziate da questa azienda che ha collaborato con le scuole e che quindi continueranno a sviluppare i propri progetti per business, per cominciare a lavorare con questi dati in ambiente open data. Ultimissima cosa, io oggi quando vi saluto parto e vado a Cremona a parlare con degli sviluppatori, con una comunità di sviluppatori, a raccontare più o meno le cose che vi racconterò, che vi ho raccontato oggi, ma anche qualche chicca in più operativa per cominciare a utilizzare i dati. Quindi noi cominciamo a registrare in Lombardia anche degli interessanti contatti con chi sta cominciando ad accorgersi, come diceva Francesca, ancora stiamo partendo, ad accorgersi che ci sono dei dati che possiamo mettere a disposizione. Anche io ho chiuso, questi sono i miei riferimenti. Ovviamente per qualsiasi necessità potete scrivermi e poi io cerco di rispondere sempre in tempo quasi reale. No, io guardate, no, no, non ci sono domande perché la tua esposizione è stata chiarissima, Ferdinando. Ci sono due cose che mi piaceva porre l'accento a conclusione prima di passare la parola a Gianluca. L'esempio di data journalism di un comune che riguarda con occhi esterni la propria condizione del traffico, i propri punti nodali del traffico, mi sembra centrale come caso di riuso, nel senso che
Io credo accada spessissimo quando un ente pubblico espone i dati, magari non ha perfetta contezza di come quei dati sono all'interno, magari ha difficoltà a dare una lettura dei dati stessi. Esporre i dati, permettere a qualcuno di utilizzarli, permettere a qualcuno di leggere quei dati con delle competenze diverse, spesso diventa il punto centrale da cui partire per imparare, dalle informazioni che già una pubblica amministrazione ha in casa ed è davvero centrale, utilissimo rispetto al tema del reuse, rispetto a rispondere proprio alla domanda perché una pubblica amministrazione dovrebbe fare open data. Mi interessa e soprattutto mi piaceva dare visibilità a questa cosa del rapporto della comunità di sviluppo che crea intorno. Ferdinando Ferrari lavora per la Regione Lombardia e parte del suo lavoro è prendersi cura di questa comunità, fare in modo che intorno ai dati nasca dell'interesse, questo interesse venga coltivato, qualcuno utilizza per le comunità la metafora dell'orto, cioè una cosa di cui devi prenderti cura e va innaffiata, va potata, Vero. va bene. E funziona molto in questo, e i dati sono un ottimo punto di partenza intorno a cui costruire una comunità, perché la pubblica amministrazione che risponde ci può guadagnare, c'è un ritorno, c'è un ritorno per i cittadini che, come dire, hanno già pagato quei dati, hanno già contribuito al modo in cui i dati sono stati generati, è giusto che ritornino, non solo che ritornino arricchiti dei riusi che una comunità esterna che nasce intorno a quei dati, che se ne prende cura, può riportare. Grazie ancora una volta, grazie assai Ferdinando. Chiederei a Gianluca di aprire la sua webcam e fra l'altro, insomma, rilancio a Ferdinando, rilancio a tutti i relatori di oggi, complimenti che sono arrivati via chat sull'interesse del web e sulla chiarezza dei relatori. E proprio a questo proposito vi lascio alle sapienti parole di Gianluca Vanoccini, ci racconta Firenze. A te. Buongiorno a tutti, sono Gianluca, appunto lavoro a Comune di Firenze da diverso tempo, mi occupo di vari ambiti di innovazione, in particolare anche dei dati. Nel Comune di Firenze abbiamo iniziato a lavorare sulla razionalizzazione delle banche dati a diverso tempo, un lavoro che è nato molti anni fa e la città ha sempre portato avanti un forte commitment top-down sull'importanza della razionalizzazione delle banche dati e dell'apertura dei dati, che ci è molto servito in questi anni e che poi di fatto ha portato appunto alle varie iniziative che sono qui oggi a raccontarvi. Abbiamo fatto il compleanno un po' di tempo fa, qualche mese fa, abbiamo 5 anni, quindi ormai abbiamo diverse esperienze di apertura di dati e come vedremo anche molto curiose. Due parole su come siamo organizzati. Dunque, il mio ufficio è innestato nell'ambito dell'assessorato all'innovazione e alle partecipate, cosa molto interessante. E ci riferiamo chiaramente al direttore generale, Gianluca, tramite ti esso alla ne... direzione generale. Sì. guarda solo un istante, ti ricordi quando abbiamo fatto la prova l'altro giorno che c'è quel modo di alzare il volume del microfono cliccando accanto al tastino? Ti chiederei di portarlo un po' più in alto perché qualcuno dice che si sente un po' male e in effetti arriva un po' basso. Meglio? Molto meglio, Ok, grazie mille. fatto. Quindi tramite direzione generale abbiamo i vari referenti anche dati in ogni direzione e ci sono poi soggetti esterni, come dicevo le public utility che sono fondamentali anche in ottica smart city, stakeholder esterni e altri enti che producono dati nella città. Quindi noi in questo ambito che cosa facciamo? Beh, con i soggetti esterni il nostro ufficio fa direttamente attività di engagement, quindi riceviamo e promuoviamo iniziative e proposte diciamo, di utilizzo dei dati e di analisi dei dati, tramite il nostro assessorato, con degli SOS che arrivano da noi, viene svolto un forte commitment verso le utility, e questo è molto importante perché di fatto le spinge a scambiare dati e mettere a sistema dati in ambito cittadino. Quindi, dal mio punto di vista, avere l'assessorato, per l'innovazione e le utility assieme è fondamentale in questo senso. E chiaramente poi diamo supporto continuo alle direzioni e ai vari referenti. Con gli altri soggetti invece che cosa facciamo? Svolgiamo delle partnership di scambio di dati e portiamo avanti appunto iniziative di messa a sistema di informazioni. Camere di Commercio, Regione Toscana, Città Metropolitana e Università di Firenze. Il sistema Open Data di Firenze è un sistema che è costituito sostanzialmente da prodotti open source, quindi da sistemi open source,
Stiamo lavorando in questo momento per rendere la nostra infrastruttura sempre più compatibile con i nuovi standard di metadatazione che anche Gianfranco poco fa ha citato e per migrare il tutto in ambito Drupal, che è il framework con cui stiamo migrando l'intera rete civica. Chiaramente anche noi, lavorando sui dati, soffriamo della distinzione fra dati geografici e non geografici, che comunque ha radici lontane, che quindi porta spesso nelle diverse infrastrutture una suddivisione tra questi due mondi, che quindi poi può creare delle problematiche a livello anche di analisi dell'utilizzo dei dati. Uno strumento che abbiamo portato avanti, preso quasi casualmente, vedendo l'esempio di San Francisco, è stato l'App Showcase, la vetrina delle app. Questa vetrina delle app è una cosa molto semplice, è semplicemente una serie di pagine web dove promuoviamo sia le app fatte dal Comune di Firenze, sia app fatte da terzi sui nostri dati. Questo strumento contiene anche una regola molto semplice per poter caricare un'app fatta da un soggetto terzo su questa vetrina. Quindi di fatto il Comune dà una promozione dell'utilizzo dei propri dati tramite appunto l'utilizzo di tramite diciamo questo sito web in cui un'azienda o uno studente o chiunque può diciamo, descrivere il tipo di utilizzo dei dati che ha fatto nella sua app e noi pressoché automaticamente la carichiamo direttamente diciamo, sul sistema, su questa vetrina. Il tema chi lavora sugli open data nelle città sa che spesso abbiamo questo tema della qualità e quantità dei dati. Molto spesso, diciamo, inizialmente si andava a vedere sul conteggio di questi dati esposti. È chiaro che ormai la maturità di questo mondo ci insegna che chiaramente è sbagliato puntare sulla quantità dei dati aperti. Dobbiamo, dico io, anche in termini di qualità, rimanere con i piedi ben a terra, ossia dobbiamo fare i conti con quelle che sono le competenze e le risorse disponibili negli enti, perché avere dati di qualità e con standard elevati richiede spesso anche avere competenze o know-how che non sempre è facile trovare in un ente locale. Inoltre, aggiungo che i sistemi gestionali molto spesso dettano le regole sulla semantica dei dati, quindi non sempre è semplice andare a cambiare le regole diciamo, di terminologia, vocabolari dei dati, perché molto spesso sono anche agganciati ai vari gestionali interni. E quindi diciamo, è molto importante andare a osservare anche il tipo di utilizzo quotidiano che viene fatto sui propri dati. Io ho ascoltato con attenzione interventi precedenti anche in Lombardia. Nel nostro caso, come vedremo fra poco, abbiamo avuto utilizzi molto diversi. Credo che ogni realtà, per come è il suo territorio, avrà degli utilizzi differenti dalle altre. Quindi è anche interessante andare ad ascoltare un po' la situazione di ogni territorio. Questo è un po' il concetto della ruota dei dati, ossia più controllo, diciamo, e feedback riusciamo ad avere dagli utenti, quindi un crescente utilizzo dei dati ci fa sì che questi dati possano essere più controllati e più analizzati dagli utenti, più stimolo abbiamo per gli uffici. Quindi io ho notato proprio in questi anni questo effetto positivo, circolare, di feedback positivo in cui appunto l'ufficio si rende conto dell'utilità dell'apertura del dato nel momento stesso in cui si accorge che qualcuno all'esterno utilizza il dato, qualcuno all'esterno gli dà dei riscontri su quel dato, quindi non più soltanto l'IT del comune, ma qualcuno fuori, e questo ha un effetto molto positivo, diciamo, su questa promozione del dato. Quindi abbiamo ovviamente anche sulla qualità del dato, perché l'ufficio stesso sta più attento anche a quello che sta facendo uscire fuori. Quindi se un ente che offre dati aperti lo possiamo vedere come un mercato con delle etichette e dei prodotti, più enti in una città che offrono open data più soggetti, è chiaramente un mondo molto più ampio. Quello che stiamo cercando di fare con una serie di iniziative, Firenze Digitale, che ci permettono di fare una serie di partnership tra più soggetti per scambiare dati tra più amministrazioni. Quindi abbiamo fatto una serie di partnership con partecipate, con regione, con camere di commercio, per promuovere l'apertura dei dati nei vari ambiti e lo scambio dei dati, anche non soltanto open. E questo, diciamo, è molto importante per riuscire ad ottenere appunto una città che offre dati in modo più esteso. Con l'Università di Firenze, dicevo, abbiamo fatto una partnership molto importante perché di fatto abbiamo aggiunto il sistema, la piattaforma dell'Università di Firenze al data store di Comune, Regione, Città Metropolitana. Questo ha creato un ecosistema in cui il know-how dell'Università di Firenze, in particolare del laboratorio DISIT dell'Università di Firenze, è stato applicato per valorizzare al massimo, massimizzare il valore e massimizzare il riuso
dei dati esposti dai soggetti pubblici del territorio. Quindi l'open data regione, open data città metropolitana, open data comune di Firenze vengono harvestati dall'Università di Firenze e arricchiti con delle diciamo, API più evolute dall'Università di Firenze, quindi riesposti questi dati. Quindi anche questo è un esempio positivo di un ecosistema di partnership che poi di fatto sta creando anche temi di valore dei progetti europei, perché questo è stato valorizzato in due progetti Horizon 2020 e altre progettualità che stanno andando avanti. Tornando al tema della utilità del dato, che appunto è stato affrontato poco fa anche da Lombardia con quella survey molto interessante, la domanda è se il dato può essere utile e a chi e come faccio io ente a misurare che un dato possa essere o meno utile. Beh, noi abbiamo cercato di analizzare un po' vari aspetti. Quello che ci siamo resi conto è che a fare open data succedono cose molto strane e quindi arrivano sorprese quando meno te le aspetti da ogni dove. Questo è un esempio di alcuni punti da cui ci sono arrivate proposte, analisi, collaborazioni sul mondo degli open data e come vedete totalmente inaspettate e totalmente non cercate. Quindi in questi 5 anni abbiamo avuto diverse iniziative, diverse sorprese molto interessanti, alcune appunto le citerò adesso. Primo esempio, Firenze Sound Map, la mappa sonora della città, fatta da una cittadina con cui abbiamo fatto una partnership di diciamo, scambio dati. Noi promuoviamo gli open data sulla città proposti da mappati a questa cittadina, associazione, che è appunto Firenze Sound Map, che sono praticamente una mappa sonora tenera della città. E questo è un esempio di dato generato da un cittadino e anche di collaborazione con un cittadino che fra l'altro adesso è andato a Berlino, all'Università Tecnica di Berlino, e stiamo continuando questa collaborazione anche all'Università di Berlino, proprio sulla mappatura dei suoni e delle luci delle città. Quindi un esempio, diciamo, di collaborazione che poi è andata avanti e sta portando appunto degli sviluppi interessanti. Per quanto riguarda gli open data in classe, noi abbiamo lavorato e stiamo lavorando tantissimo con gli studenti, in particolare con le scuole superiori e con soprattutto le superiori, con licei e istituti tecnici. Abbiamo avuto esempi tramite scuole di open coesione dell'utilizzo dei nostri dati sulla tranvia da parte di un liceo, esempi di utilizzo e mappatura di dati sulle piste ciclabili, luoghi freschi a Firenze, abbiamo tentato pochi giorni fa, giornate veramente questo caldo, lavoro a cui hanno partecipato anche degli studenti, e il rilievo, diciamo, in scala 1 a 500 della città, che è un'attività molto interessante, stiamo portando avanti, diciamo, anche coinvolgendo dei ragazzi anche appunto per far vedere loro cosa significa mappare con precisione i dati degli oggetti geografici su un territorio urbano. Un'altra sorpresa è arrivata a mezzanotte di un sabato sera, una mail stranissima che pensavo fosse uno scherzo, diciamo, era il team che ha sviluppato la grafica di Minority Report con Spielberg, il quale ci scriveva chiedendoci informazioni sui nostri open data. Io pensavo fosse uno scherzo, però dopo pochi minuti gli ho risposto e di fatto hanno sviluppato un prototipo di visualizzazione 3D delle città utilizzando i bollo lidar che avevamo in open data. Quindi questo è proprio un altro esempio completamente random, non cercato assolutamente, di utilizzo dei dati, in questo caso appunto da Los Angeles e poi appunto ritornato diciamo, sulla città di Firenze. Un'altra iniziativa interessante che abbiamo avuto riguarda la partnership con Bloomberg Philanthropies e la Johns Hopkins University. Abbiamo fatto un lavoro molto interessante sui dati, sia sugli open data che sull'analisi dei dati per performance, per analisi delle performance. In particolare, questa è la tempistica, abbiamo iniziato l'anno scorso questo memorandum of understanding e abbiamo concluso, diciamo, questi giorni, una serie di attività fatte con le Johns Hopkins University, in particolare col focus sulla mobilità. Che risultati abbiamo ottenuto? Da un lato, per quanto riguarda gli open data, abbiamo definito dei KPI sui nostri dati aperti e abbiamo pubblicato gli open data sugli incidenti in bici. In particolare rispetto a Lombardia, noi ci siamo focalizzati sui sinistri in bici. Inoltre abbiamo portato avanti delle survey, che appunto vedevo anche l'interesse sia per Lombardia che anche per Francesca sulle survey, abbiamo portato avanti le survey sia per gli studenti che abbiamo coinvolto sugli open data, sia per i professionisti. E sono state fatte poi delle analisi puntuali degli incidenti in bici, andando ad analizzare più strati informativi. Abbiamo messo insieme strati informativi di diverso ambito, quindi dal
solo chiaramente le piste ciclabili, ma anche tutti i lavori, le linee bus. Abbiamo incontrato le associazioni di bici, abbiamo incontrato Ecoponi, tutte associazioni di questo genere che utilizzano la bici in città, per condividere assieme a loro questo tipo di impostazione. E come output abbiamo, diciamo, con la direzione mobilità stiamo andando a modificare i processi di realizzazione di nuove piste ciclabili, andando a implementare questa metodologia di analisi dei dati dei sinistri, in modo appunto da minimizzare, l'incidentalità in bici e massimizzare anche la partecipazione delle associazioni. Questo è un esempio dei KPI sugli open data, in particolare, diciamo, ci suggerivano di esporre diciamo, di mettere in evidenza quanti dataset sono serie storiche, quanti sono aggiornati automaticamente, quanti sono aggiornati, diciamo, on scheduled, quindi da intervento umano. E questo, diciamo, è un esempio che fa capire, chiaramente noi abbiamo fatto una grossa collaborazione con l'annuario statistico, quindi abbiamo molti dati che provengono da serie storiche, però sta crescendo il numero di dataset che noi esponiamo. Aggiornati automaticamente. Questa è diciamo, la carta d'identità del dato sugli incidenti in bici, che quindi abbiamo analizzato per motivi giuridici gli incidenti da 2011 a 2015, non potendo analizzare gli incidenti degli ultimi 2 anni, però diciamo, questa analisi chiaramente poi con finestra temporale via via verrà scorsa negli anni successivi. I dati sono già referenziati e sulla base del dato pubblicato poi vengono anche sviluppate delle analisi anche da parte delle associazioni. Questo è l'esempio di survey fatta a 141 studenti delle scuole superiori che noi abbiamo coinvolto negli open data. È buffo vedere che l'11% degli studenti non sa cosa siano gli open data, nonostante abbiamo perso ore a parlare con loro, questi erano gli studenti distratti, diciamo. Però una buona percentuale diciamo, gli è rimasta in testa il concetto di dati aperti. Quello che ci interessa di più è capire l'utilizzo che ne hanno fatto. Quindi una buona percentuale li ha soltanto visti, una buona percentuale li ha scaricati, altri li hanno già referenziati. Quindi noi cerchiamo, analizzando questo tipo di utilizzo dei dati, cercheremo di migliorare nell'interazione con gli studenti. E quindi cercheremo di far sì che l'utilizzo da parte degli studenti dei dati aperti sia sempre più, diciamo, li arricchisca sempre di più in termini di competenze e sia sempre più utile per loro. I dati sono stati visualizzati più di una volta o in alcuni casi anche abitualmente da parte degli studenti e quali tipi di dati hanno utilizzato principalmente il mondo del territorio, quindi avendo lavorato molto anche su dati geografici, hanno lavorato al mondo dell'ambiente, cartografia, mobilità e territorio, diciamo, in generale. In quanti hanno imparato l'utilizzo avanzato via web service di geodati, come vedete, diciamo una piccola percentuale, però per noi significativa, ha imparato a utilizzare dati via web service geografici in modo da con strumenti tipo QGIS, quindi sono stati in grado di fare un utilizzo evoluto di dati aperti, aggiornati via via in real time dal nostro sito, e quindi questo, diciamo, è per noi un aspetto interessante da promuovere. Infine, sulla survey fatta sui professionisti che usano i dati, quindi siamo andati a prendere gli uffici tecnici e gli utility, come vedete il dato geospaziale è molto ancora da affrontare, però abbiamo un utilizzo molto interessante da parte dei professionisti che addirittura anche il 38% abitualmente utilizzano Soddisfazione d'utilizzo piuttosto elevata, in particolare chiarezza e aggiornamento delle informazioni, dobbiamo lavorarci per rendere sempre più semplici vedere, diciamo, da parte dei professionisti, trovare questi dati e scaricarli. Cerco di accelerare vedendo il poco tempo a disposizione. Abbiamo portato avanti, diciamo, iniziative dal centro, spinte dal centro, in particolare l'Open Government Partnership ci ha portato a coinvolgere studenti. A luglio organizzeremo una lezione fatta da studenti liceali a professionisti in città, agli ordini, su come utilizzare QGIS e gli open data, uno strumento open source. Abbiamo avuto una proposta di promozione di spazi pubblici cittadini attraverso il sito governativo e stiamo lavorando a proporre una modifica al regolamento comunale per promuovere ulteriormente gli spazi pubblici e con i recenti bandi PON istruzione stiamo lavorando molto per fare sempre più sinergie con la scuola e gli studenti. Il Data Aggregation Framework stiamo lavorando per individuare con Steam e Agile quali dataset avviare l'ingestion nel Data Aggregation Framework in linea con il piano triennale.
diciamo, siamo stati coinvolti in questa survey molto interessante, la seconda, ma cito anche la prima perché ho trovato molto utile anche la prima, European Data Portal, citato all'inizio, in questo caso ha fatto una survey sugli open data di queste città che vedete, uscita a giugno. Da questa survey emerge l'importanza dell'approccio top-down, del forte commitment politico per 7 fra le 8 città, e il fatto che, come accennavo anche poco fa, la barriera tecnologica degli skill interni per seguire tutti i nuovi standard di interoperabilità è comunque una barriera forte per 6 fra le 8 città. Segnalo anche questo report sulla sostenibilità degli open data, che trovo molto interessante, perché propone degli esempi concreti per gestire la qualità del dato e rendere gli open data anche sostenibili economicamente nell'ambito. Chiudo veramente andando a elencare quali sono le attività su cui stiamo lavorando in questo periodo. Sempre più oggetti che fino a poco fa mappavamo come punti su una mappa stanno diventando oggetti che prendono vita. Quindi le colonnine di ricarica, il wifi, le panchine, gli irrigatori nei parchi sono oggetti di cui non dobbiamo più solo sapere la posizione, ma anche dei dati real time. Quindi quante persone stanno passando intorno a quella panchina, quante persone passano intorno a quell'access point, quante colonnine di ricarica, quanti slot liberi ci sono nella colonnina e così via. Quindi è, diciamo, il mondo dell'internet delle cose. Stiamo cercando di mettere a sistema i dati sui cantieri, cercando di far sì che un'impresa, quando fa un lavoro su una città, possa utilizzare gli open data, aggiornarli tramite gli uffici tecnici del comune e promuovere l'aggiornamento del dato geografico sul territorio. E in chiusura davvero stiamo lavorando con reti di startup per cercare di evolvere il lavoro con le startup, non più con incontri uno a uno o estemporanei, ma con incontri promossi dalle associazioni di startup o da aggregatori di startup in città. Abbiamo avuto una proposta dal Consiglio di migliorare gli open data sulle barriere architettoniche con associazioni, e chiaramente un grosso lavoro stiamo lavorando alla migrazione del nuovo portale e al nuovo standard appunto di Catalogo. Ok, ho concluso. Grazie mille Gianluca. Rilancio ancora una volta complimenti per la chiarezza e per le iniziative che state portando avanti. Peraltro, insomma, è solida, è davvero è una delle esperienze, probabilmente, non so, correggimi Gianluca, credo sia tra le esperienze di Open Data delle città una delle più longeve, quella di Firenze, probabilmente, certamente una delle più strutturate, guardando alle città italiane. Grazie ancora Gabriele, se ci sei, se per te ok, siamo andati un po' lunghi con i tempi, però insomma accade. Grazie ancora una volta Gianluca, Gabriele, se ti va ci sei, Gianluca fa partire, ok, perfetto, vi lascio a Gabriele. Sì, grazie. No, io diciamo che questo è un webinar molto importante e storico, vorrei dire. Grazie ai relatori, grazie a tutti coloro che stanno partecipando. Avevo in mente delle cose, ma cambierò un programma in corso perché in effetti voglio sfruttare il tempo a disposizione per essere veramente, insomma, diciamo, un po' sempre più, come dire, attento a quello che sta emergendo, a quello che emerge da questo webinar. Due cose su quelle slide che avevo preparato, ma veramente due. È il tempo in cui, rispetto ad un'offerta di open data da parte della pubblica amministrazione, che è, diciamo, anche abbastanza corposa e significativa in termini quantitativi, insomma, e anche in termini qualitativi, a fronte di una domanda che, diciamo, a volte viene un po' intercettata, molto spesso no, diciamo, quindi è il momento in cui, cerco di passare avanti alla slide successiva, è il momento in cui, si lavori, ecco, in questa direzione, a far sì che l'offerta di Open Data si incontri con la domanda di Open Data per la generazione di valore, di crescita economica. Questo, insomma, è per essere, diciamo, il leitmotiv che ci ha condotti, ci ha spinto a organizzare questo tipo di webinar, con queste finalità, con questi obiettivi. Cioè, la parola d'ordine, secondo me, oggi deve diventare intercettare la domanda, per far sì che la nostra azione di apertura dei dati della pubblica amministrazione trovi il suo alter ego in qualcuno che questi beni, che questi dati li utilizzi. E quello che abbiamo cercato di mettere in moto oggi vuole andare proprio in questa direzione. Abbiamo sentito, insomma, diciamo un po'
Francesca De Chiara per quell'attività svolta aumentata a 200, l'esperienza di Regione Lombardia, l'esperienza del Comune di Firenze, tra l'altro voglio dire, insomma, diciamo, dati Covid e diciamo, la parte e noi insomma, come centro di competenza sul tema Open Data, non si deve sostituire alle singole realtà, e ci mancherebbe altro, alle singole amministrazioni che diciamo, utilizzano, generano quei dati che devono essere riutilizzati, ma deve fare in modo che questa si sappia in giro quello che c'è, quello che succede, questo deve essere l'obiettivo. Quindi, diciamo, poi su questa cosa ci torneremo un po' più avanti. Scopo quindi fare in modo che offerta di Open Data incontri la domanda di Open Data, intercettare la domanda. Quindi abbiamo da una parte i casi di riuso, noti, più noti, meno noti, o comunque sperimentali, o comunque diciamo confermati e consolidati, e dall'altra parte dobbiamo andare a trovare sistemi per far sì che questi casi di riuso vengano poi ad avere un impatto di crescita economica, anche di crescita economica, sul paese. Allora, vado, insomma, diciamo, qua cambio un po' lo schema che avevo, diciamo, ipotizzato di queste conclusioni. Ricordo solamente che c'erano, gli studi che in qualche modo a livello europeo erano stati avviati, c'è questa comunicazione della Commissione europea, costruire un'economia basata sulla libera circolazione dei dati, insomma, no? Quindi questa è una cosa molto importante. Anche questo documento è stato pubblicizzato e veicolato attraverso una news su dati Covid. Queste sono delle azioni che l'Europa sta mettendo in campo, sta pensando di mettere in campo nel contesto appunto dell'implementazione della direttiva PSA, in particolare appunto segnalo questo repository per le richieste di riuso che probabilmente l'Europa vuole in qualche modo implementare. Per poi, ecco, di queste tre azioni, ipotesi di lavoro che in qualche modo diciamo, sto cominciando a veicolare e vorrei cercare di attivare nei prossimi mesi, la prima, quella diciamo, che in questo momento ritengo di sottolineare maggiormente, intercettare la domanda sul territorio, per settori di interesse, possibilmente anche con il coinvolgimento dei comuni, perché questo mi rivolgevo un po' alla fase delle regioni, che sono magari gli interlocutori in cui è più facile interagire, vista la loro numerosità no? E la loro copertura, perché praticamente parlando con 21 regioni, comprese le province autonome, noi abbracciamo l'intero territorio nazionale e il numero insomma, consente di avere un'agevole, come dire, relazione e interazione. Quindi anche con il coinvolgimento dei comuni affinché appunto ci siano interazioni strutturate per sviluppare un'azione complessiva che guardi anche alla sostenibilità. Questi esempi di oggi, e vado subito a dare anche qualche risposta a quei quesiti che sono sorti, per quanto riguarda tutto ciò che ci ha fatto vedere Francesca De Chiara, allora, quelle schede, quelle che verranno pubblicate a breve, come ho capito, ma insomma, diciamo, saranno pubblicate e disponibili, allora, l'azione qual è? L'amministrazione va là su quelle schede, prende quelle aziende, magari sapendo che sono più o meno interessate, capire con quelle aziende quali sono i dati di interesse, e questo poi cambia territorio per territorio. Abbiamo visto dagli esempi che ci hanno fatto Lombardia e Firenze che magari in Lombardia ci stanno alcune esigenze un po' diverse rispetto a quelle che alla testimonianza che ci ha portato il Comune di Firenze. E quindi ecco perché bisogna calarsi sul territorio, ecco perché bisogna andare a cercare delle fonti locali, ed ecco che diciamo, quello studio fatto da Francesca può andare in questa direzione, può offrire una base di riferimento per appunto interagire con chi i dataset li deve riutilizzare. Poi naturalmente anche diciamo, gli esempi che sono stati di Regione Lombardia, l'esempio di quel clicca per avere diciamo, quella base di possibili riutilizzatori, anche quella è una fonte informativa importante per l'amministrazione, perché già da quel possibile riutilizzatore è vero che io non sono certo dell'effettivo riutilizzo, in che modalità e che cosa viene riutilizzato, però attraverso quell'anagrafe posso andare a intercettare eventuali esigenze specifiche. Voglio solo rappresentare che, per esempio, il Messico è all'avanguardia su questo tema, nel senso che fanno dico un porta a porta, ma quasi, con le aziende, con i professionisti, per dire, ma tu che cosa, quali dati vuoi, quali dati ti servono, quali dati possono essere utili alla tua attività. Quindi, insomma, diciamo, capovolgiamo un po', diciamo, l'ordine, delle cose. Non è che io metto tutto in open, tutto subito e tutto in quel, in un certo momento, ma mi
cerco anche di farmi guidare da effettive esigenze e intenzioni di riuso dei dati. Allora, quando diciamo giustamente metteva l'accento Gianluca sul fatto che le risorse economiche non sempre consentono un dispiegamento a 360 gradi dell'open data su tutti i dati in possesso dell'amministrazione, beh, diciamo anche ai fini del miglioramento della qualità dei dati, beh, diciamo io posso appunto orientare le mie risorse economiche basandomi su quelle che sono i dati che effettivamente diciamo, vengono in qualche modo richiesti dalle imprese. Vengono, diciamo, sono oggetto di interessi di riutilizzo delle imprese e delle start-up. Gli esempi che abbiamo visto oggi sono esempi molto importanti. Io voglio far sì, penso che sia un'azione, diciamo, positiva e utile creare nel contesto del portale DatiGov una sezione che poi rimanda, che poi raccoglie, non che replica certe analisi, ma voglio che magari, ecco, il caso di Lombardia deve essere replicato, per esempio, io auspico che sia replicato da un'altra regione, la regione Campania, la regione Sicilia, che sta mettendo, diciamo, sta in questo ultimo periodo, proprio ha messo in esercizio, penso che sia già avvenuto, il portale degli Open Data. Quindi noi dobbiamo fare funzionare da collettore di tutte queste esperienze per far sì che queste esperienze siano conosciute, possano essere replicate e non solo da parte delle altre amministrazioni, ma anche poi replicate in senso, in termini di riuso da parte delle imprese interessate a un certo tipo di dati. Quindi creare quel punto di incontro, il forum in cui si incontrano domande e offerta, perché in quella slide di prima, banalmente, qua abbiamo un incontro di domande e offerte, una cosa banale, e questo può essere rappresentato da DatiGov, dove si incontrano appunto le richieste di riuso e mettiamo in evidenza le richieste e le offerte di riuso che avvengono nelle varie amministrazioni, nei vari territori. Poi un ultimo accenno su queste altre due azioni che io ho, diciamo così, banalmente identificate come orizzontale e trasversale. Queste sono cose che io vorrei con le regioni in particolare, vorrei, diciamo, discutere, per far sì che nel paniere, dei dataset, quindi per quanto riguarda l'attuazione del piano triennale, sempre con riferimento alle politiche sugli open data, ci sia appunto un coordinamento, per far sì che, insomma, sarebbe una cosa carina che, fermo restando tutto quello che abbiamo detto prima, sarebbe una cosa carina, questo l'avevamo già detto un po' di tempo fa nel contesto del network OT1182 e io lo voglio un po' riprendere, sarebbe una cosa carina che, su un paio di dataset tutte le regioni potessero offrirli, diciamo, in open data, insomma, sarebbe in modo da avere, su tutto il territorio nazionale quel tipo di informazione disponibile per tutti quanti. Questa sarebbe una cosa molto interessante, molto carina. Un'altra cosa, che ho chiamato trasversale, un'azione coordinata tra regioni e amministrazioni centrali, laddove su un determinato dominio, su un determinato ecosistema, ci possa essere un coordinamento per far sì che le informazioni profuse, rese disponibili a livello nazionale dall'amministrazione centrale, diciamo, collimino, in qualche modo siano coerenti con quelle rese disponibili dalla regione o si integrano a vicenda. Quindi queste azioni sarebbero, dice, due tipi di azioni che potrebbero in qualche modo portare a un miglioramento complessivo dell'offerta dei dati. Ho preciso che quando io mi riferisco alle regioni è per il motivo in cui dicevo prima, può essere più facile interagire con le regioni, appunto, il loro numero e le loro dimensioni. Naturalmente tutto ciò vale anche per quanto riguarda i comuni, faremo sicuramente qualche cosa di ulteriore per avviare contatti con le città metropolitane, che sono 14, anche qui è un numero abbastanza esiguo, quindi su cui ci possiamo confrontare. Ecco, io voglio avviare, insomma, il mio intendimento è avviare azioni che in qualche modo vadano in questa direzione, in queste due direzioni che abbiamo tracciato. Da una parte, riuso e quindi impatto dell'open data nei territori, dall'altra parte azione coordinata per quanto riguarda appunto le esigenze del piano triennale e quindi una visione complessiva sui key dataset che sono naturalmente una parte importantissima delle politiche di open data nel paese. Siamo alla fine del tempo, insomma io ringrazio i relatori e tutti coloro che hanno partecipato, mi sembra che sia stata una bellissima esperienza. Vedo qualche domanda, non so se vogliamo rispondere, Guarda, Gianfranco. sì, ti suggerirei subito la domanda di Persoft, di Francesco
Paolicelli, meglio noto come Persoft, che propone 21 incontri di esperti di partecipazione in tutte le regioni per divulgare il tema dei Sì, dati aperti e questo. l'incontro. Io lo Ma dico perché questo mi sicuramente. piace viaggiare. No, questo sicuramente è una strada da percorrere. Infatti, insomma, la direzione che, diciamo, secondo me si può intraprendere è proprio questa. Io confido nel fatto che dando pubblicità, dando conoscenza, diffondendo, promuovendo, che poi è il compito che noi ci dobbiamo porre, in effetti noi alla fine dobbiamo promuovere le politiche di open data, insomma, non è che noi non è che abbiamo dati da aprire, insomma, dico noi come agenzia e come Formez, no? Diciamo, dobbiamo promuovere questa cosa. Quindi questa è una strada per promuovere. Io quindi confido che questi esempi che abbiamo visto oggi possono essere, come dire, replicati anche da altre amministrazioni e confido che la piattaforma che verrà messa in piedi da Francesca, dal gruppo che si occupa del progetto Vendata 200, venga utilizzata dalle amministrazioni per andare a intercettare la domanda di open data presso le imprese che sono interessate. Quindi, insomma, è un lavoro, una volta si diceva un colpo al cerchio e uno alla botte, insomma, ecco, quindi tanto per intenderci. Grazie Gabriele, grazie assai, grazie Francesca, grazie Ferdinando, grazie Gianluca Vannuccini, grazie soprattutto a tutti voi che ci avete seguito, credo sia stato uno dei webinar più partecipati. Guardo Gianluca Finito che è qui con me in regia, siamo arrivati circa 260-270 partecipanti, è una cosa che ci fa veramente molto piacere, soprattutto ci aiuta a capire che il tema del reuse, cioè andare fuori, andare a cercare implicazioni dell'open data, più che l'open data in sé, diventa, come dire, incuriosisce, diventa più appetitosa. A proposito di contenuti appetitosi, io vi saluterei e direi che ci potremo tranquillamente vederci verso pranzo. Grazie ancora a tutti voi. A presto certamente per nuovi webinar. Per qualunque cosa ci trovate su DatiGov, la registrazione la trovate su Eventi.pa. Gianfranco, Sì. no, scusa solo un attimo, io ai colleghi che ci stanno seguendo delle regioni, insomma, io cercherò di riattivare un pochettino anche il network OT11-OT2 per andare avanti rispetto a quello che è stato definito lo scorso anno, quindi per procedere appunto nella direzione che ci siamo detti oggi. Quello potrebbe essere un canale molto utile e favorevole per sviluppare certi discorsi, insomma. Novità anche su questo, insomma, in diretta. Spero, insomma, di poter, insomma, voglio riattivare quel canale, ne parlerò con Funzione Pubblica perché mi sembra Grazie importante Elvira, anche nel Zollerano, contesto dell'attuazione precisissima, che dell'accordo di partenariato. rimanda in chat, ci trovate nella chat di Elvira, trovate un link puntuale al gruppo che cioè si è occupato di dati open data management, dentro cui sono nate alcune cose tra cui i panieri dinamici, è stato un luogo per chiacchierare, per mettersi d'accordo, per provare a confrontarsi tra tutte le regioni italiane che si occupano di open data. Grazie assai, ancora una volta, grazie a tutti, ci vediamo prestissimo e buon pranzo. Ciao!